Amici, dopo averlo provato veramente tanti giorni, finalmente eccoci alla recensione di questo Huawei Watch 2. Partiamo dalla confezione velocemente, ovviamente l'orologio ce l'ho già al polso, quindi andiamo a vedere cosa c'è di extra rispetto all'orologio. Le istruzioni rapide qua, sempre ben accette, il caricabatterie e poi la basetta dove collegarlo. È magnetica, la collego un secondo qua a un battery pack per farvi vedere cosa succede quando lo andiamo proprio a collegare a questa basetta. Ovviamente essendo magnetica si attacca in maniera diciamo hard, molto forte, e poi vedete si attiva una visualizzazione dell'ora e della percentuale di batteria, però purtroppo non si può utilizzare come sveglietta da comodino perché non rimane sempre accesa per tutta la notte. Dopo un po' comunque questa visualizzazione va a spegnersi. Vi parlo di materiali design. I cinturini sono dedicati in questa versione sport, c'è anche la versione classic col cinturino standard da 22 mm. Il fondello è in metallo, tantissimi sensori. Qua vedete il sensore del battito cardiaco attivo H24, è anche una scansione molto frequente, poi ve lo farò vedere. La ghiera è in ceramica, va a proteggere un display che è diventato più piccolo rispetto al Watch 1, da 1,2 pollici, 390 pixel di diagonale Super AMOLED, si vede veramente molto molto bene alla luce del sole. Lo vado a rindossare perché volevo farvi vedere come sta il polso, com'è il design. Due cose: il cinturino di serie è un po' plasticoso, poco gommato, poco siliconico, diciamo. Questo da un certo punto di vista è anche un pregio perché non va a fare come lo Swiffer a tirare la polvere. E poi il piccanello dentro qua all'anellino che blocca il cinturino, molto apprezzato perché così non scappa via. Al posto secondo me è elegante, mi piace. In due versioni, c'è quella standard Bluetooth Wi-Fi oppure ci sarà anche la versione 4G che con Android Wear 2.0 ha veramente un grande senso. Da questa parte abbiamo due pulsanti, il primo per attivare le applicazioni, l'elenco delle applicazioni, e qua una pecca di questo orologio. Vedete come il carosello delle applicazioni in Android Wear 2.0 sia quasi predisposto per utilizzare la ghiera per la navigazione. In realtà questa ghiera è fissa, essendo importante, secondo me una ghiera che fosse girevole sarebbe stato decisamente meglio. Il pulsante sotto invece è dedicato all'applicazione sportiva di Huawei, che è uno dei plus di questo Android Wear, perché probabilmente tra tutti gli Android Wear dedicati allo sport è l'applicazione fatta meglio. Ma facciamo un passo alla volta. Lui è impermeabile P68, non ho avuto problemi, però tanta pioggia in Scozia dove sono stato in viaggio in questi giorni e non ha fatto veramente nessun tipo di problema. Piattaforma è la nuovissima Qualcomm Wear 2100, studiata apposta per gli Android Wear, 4 GB di memoria per l'utente, in realtà disponibili circa 2.3, e 768 MB di memoria RAM. Ma andiamo a vedere nello specifico come funziona. Ha tantissimi sensori, il sensore cardio è ottico, non è precisissimo rispetto alla fascia, decisamente meno preciso, ma anche rispetto al mio Fitbit un pochino meno preciso, ha dei valori un pochino sballati tra minimo e massimo. Poi abbiamo però tanti sensori utili nell'uso quotidiano, il GPS integrato che Android Wear 2.0 sfrutta veramente molto molto bene, l'NFC per un eventuale pagamento, un domani, un dopodomani, chissà mai quando in Italia speriamo vengano implementati pagamenti tramite NFC e Wear, e ha anche la bussola perché riesce a far funzionare veramente molto bene le mappe. Le gesture sono le classiche di Android Wear 2.0, qua implementate molto bene. Una cosa volevo farvi vedere: la luminosità del display è buona e ha il sensore di luminosità automatico. Una cosa che non mi piace è la gesture per cambiare i quadranti, perché è troppo facilmente utilizzabile e quindi spesso ci si trova in questo pannello di cambio watch face quando in realtà non lo si voleva fare. Vedete come ci si va a un po' a confondere, anche perché quella è la gesture del tornare indietro in Android Wear. Comunque, swipe verso l'alto per entrare nelle notifiche che sono meno invadenti rispetto a Android Wear 1.0, mi piacciono, si clicca e si può andare a notifica. E come si può rispondere? O qua sotto con del testo predefinito, o dipende dall'applicazione, perché per esempio in WhatsApp si può rispondere o con una tastiera veramente microscopica, praticamente quasi inutilizzabile, però c'è una particolarità: funziona la tastiera swipe, io non riesco a scriverci benissimo, e poi funziona anche quest'altra gesture, ovvero quando teniamo premuto sul display, vedete K. Se dobbiamo andare a scegliere la lettera di fianco, vedete vengono fuori delle altre lettere, insomma andando un pochino di fino si riesce a scrivere in maniera non comoda e semplice, ma qualcosina si riesce a fare. Oppure si possono andare a dare risposte vocali. Attenzione, in WhatsApp: ciao Pietro, grazie,
Vedete, c'è il riconoscimento classico di Android Wear, adesso mi sta riconoscendo tutto. Questo perché ci sono delle applicazioni che non sono predisposte alle nuove funzionalità di Wear 2.0, che sono queste, ve le faccio vedere subito andando indietro, la possibilità, facendo questo swipe a destra si vanno a cancellare praticamente tutte le notifiche, di avere delle applicazioni che funzionano stand alone sull'orologio, anche senza necessità del telefono. E riconoscono quando l'orologio è collegato al telefono oppure quando è per i fatti suoi. Per questo che vi dicevo prima che il 4G in questi Wear 2.0 ha molto più senso. Volevo farvi vedere Telegram, perché Telegram è una di quelle applicazioni fatte molto bene che consente prima di tutto di andare a... andiamo a vedere se c'è una... ecco sì qua, una conversazione che posso farvi vedere. Allora, prima di tutto possiamo sentire i messaggi vocali che ci arrivano con Telegram. Possiamo anche rispondere con i messaggi vocali semplicemente parlando all'orologio, e questo anche se siamo scollegati dal cellulare via Bluetooth e siamo sotto una rete wifi riconosciuta, oppure se avessimo la SIM in 4G. Vedete, Telegram permette di fare veramente tantissime cose. Stessa cosa, stessa libertà l'abbiamo con per esempio mappe. Mappe funziona in due modalità: se siamo collegati al telefono, ovviamente dal telefono abbiamo iniziato una navigazione, o anche dall'orologio ci dà le indicazioni turn by turn, con in parte la cartina e in parte proprio l'indicazione. Altrimenti, se l'abbiamo scollegato dal telefono, se non abbiamo il 4G ma abbiamo le mappe che abbiamo caricato magari prima di fare un ipotetico allenamento, comunque vediamo la navigazione, vediamo dove siamo grazie al GPS integrato. E se invece avessimo il 4G potremmo utilizzare mappe assolutamente come sul cellulare anche fuori, e questa è una novità non da poco. Stessa novità che presenta anche per esempio l'ascolto della musica. Noi andiamo a correre, non abbiamo voglia di portarci dietro lo smartphone, Play Musica può farci ascoltare le canzoni o residenti sull'orologio, e si possono caricare come il vecchio Android Wear, oppure via streaming rete 4G. Ma andiamo a vedere le applicazioni dedicate alla corsa, quella di Huawei, perché mi è piaciuta tanto, non la corsa, lo sport in generale. Piccola critica sul fatto che per esempio, guardate qua al menu, abbiamo tantissime applicazioni per fare fondamentalmente la stessa cosa, per esempio per monitorare l'allenamento, lo sport. Abbiamo allenamento, che è quella di Huawei, abbiamo allenamento con Fit, che è quella standard preinstallata di Google, e non contenti hanno in Huawei preinstallato Runtastic in questo smartwatch. Quindi in base alle vostre abitudini potete usare l'applicazione che più vi aggrada, ma forse per chi ha le prime armi è un pochino scomodo avere questa ridondanza di app, ma questo sappiamo che nel mondo Android non è una novità. Entriamo in allenamento: corsa, brucia grassi, allenamento cardio, passeggiata, tapis roulant, pedalata all'interno, pedalata all'esterno. Insomma, ci sono tante possibilità di allenamento e di monitoraggio di allenamento. C'è anche un allenamento, diciamo un monitoraggio altro, che va a monitorare effettivamente quello che stiamo facendo così in generale. L'ho utilizzato e ho monitorato un paio di passeggiate per vedere anche la precisione del GPS e dei passi. È molto bella la restituzione grafica di quello che abbiamo fatto. Vedete qua l'effetto dell'allenamento, ho fatto una passeggiata, quindi basso impatto. Qua i dettagli, distanza, la durata, la media, della velocità media al chilometro, e vedete qua anche da un punto di vista grafico, cioè vedere se siamo stati sotto o sopra la media, che si può anche preimpostare. Calorie, frequenza cardiaca, piani, gradini saliti, la frequenza cardiaca durante l'allenamento, la nostra soglia, cioè dove siamo stati col nostro cuore, dentro che soglia, brucia grassi, riscaldamento aerobico e anaerobico, e poi la mappa basata su Google Maps, si può anche basare su altre mappe, e poi eventuali record personali. Torniamo indietro, perché abbiamo anche una terza diciamo schermata, che è proprio quella dell'impostazione della mappa che vi dicevo prima. Ovviamente c'è la sua companion app che vi farò vedere tra qualche minuto. Ora vi parlo un attimino di batteria 420 mAh integrata. Quanto ci si fa? Dipende da come lo si usa. Standard per la ricezione delle notifiche, per utilizzo quotidiano, circa 2 giorni a fatica. Io sono arrivato verso la sera del secondo giorno, però non indossandolo di notte, anche se lui monitora il sonno abbastanza bene. Se invece lo si utilizza con il GPS, beh, qua le prestazioni calano, perché diciamo che consuma un 20-22% all'ora di batteria, quindi non poco. La versione 4G probabilmente consumerà ancora qualcosina di più. Swipe verso il basso, mi piace molto perché si va a interagire con le cose che servono più tutti i giorni: aereo, togli la suoneria. Devo dire che funziona bene, lui ha altoparlante e microfono integrati per le chiamate voce, e anche con un discreto rumore si riesce a sentire e ci si riesce a far capire.
e faccio velocissimamente vedere le impostazioni dell'orologio, dove si può andare a regolare lo schermo con la cambio del quadrante, la luminosità, la dimensione dei caratteri, le notifiche, la vibrazione è abbastanza buona, difficile perdere le notifiche, le gesture, la connettività wifi oppure bluetooth, gesture che funzionano bene. Con una gesture da questa parte si va a buttare via la notifica, con una gesture da questa parte si va a leggere la notifica. Ma volevo far vedere al volo anche un'altra cosa, ovvero la companion app, l'applicazione che va ad accompagnare questo orologio. Quello che non mi è piaciuto è che praticamente bisogna installare tre applicazioni: Android Wear per la connessione generale all'orologio, per andare a scaricare dal Play Store quadranti e altre applicazioni. Tra l'altro, una novità di Android Wear 2.0 è che il Play Store, ve lo faccio vedere subito qua, è integrato direttamente nell'orologio, quindi possiamo andare a scaricare le applicazioni direttamente dall'orologio, ovviamente se collegato in wifi o in bluetooth con lo smartphone oppure con la sua schedina 4G. Vedete, è praticamente un Android, un Play Store in miniatura. Quindi vi dicevo, l'applicazione Android Wear, poi bisogna installare un'applicazione ponte tra l'orologio e la vera e propria applicazione fitness. Questa applicazione fa veramente poco, fa veramente solamente da ponte con l'applicazione benessere che troviamo preinstallata nei Huawei. Invece io sto utilizzando, l'ho utilizzato con un altro smartphone e quindi l'ho dovuta scaricare e installare, che è fatta, devo dire, abbastanza bene. La possibilità di andare a condividere i dati fitness con Google Fit e soprattutto con MyFitnessPal, se volete dimagrire utilizzatela perché l'applicazione è fatta veramente meglio da questo punto di vista. Qua sopra possiamo andare a vedere i passi giorno per giorno, ora per ora, quanto è affidabile. Ve lo faccio vedere subito mettendolo in relazione con il mio Fitbit, di cui ormai conosco vita, morte, miracoli. Guardate la giornata di ieri, 18.000 passi rispetto a Fitbit e circa uguale 18.844 con Android Wear. Quindi devo dire che i passi vengono leggermente sovrastivati anche da questo wearable, perché io so che il Fitbit un più 10% circa me lo regala. Ma torniamo qua, andiamo indietro. Oltre ai passi ovviamente possiamo monitorare gli esercizi e qua vediamo in grande le stesse informazioni che abbiamo visto prima sull'orologio, con la mappa di Edimburgo, dove sono stato a fare un po' di vacanza, l'andatura, i grafici. Però qua un punto di domanda, ovvero, vedete i battiti? Beh, oltre a non essere precisissimissimi, ma non posso neanche andare a vedere i battiti minuto per minuto della mia corsa o ora per ora. Insomma, vedete, non posso andare a vedere i picchi dei, cioè i picchi me li dà lui in automatico, ma non posso andare a vedere per esempio a questo minuto che battito avevo. E qua infine i dettagli della corsa. Quello che vi dicevo prima, il monitoraggio del battito è costante 24 ore su 24 e qua lo vedete nel grafico. Ieri mi sono arrabbiato quando ho preso l'aereo, 152 battiti per minuto ed era veramente molto agitato, volendo imbarcarmi la valigia a forza, ma anche qua non riesco a vedere durante il monitoraggio della giornata i battiti ora per ora. Vabbè, poco male. Si può andare a impostare un piano personalizzato di allenamento in base a che vogliamo fare, una 10, una 5 km, una mezza maratona, una maratona, e qua sotto il grafico relativo al sonno. Non possiamo andare a vedere i dati su un browser web, però si sincronizzano con il cloud di Huawei. Quanto costa questo Watch 2? 329 euro la versione sport senza sim integrata, 379 quella con la sim integrata. Viste le caratteristiche di Android Wear 2.0, quindi applicazioni diciamo più standalone che si possono utilizzare praticamente dall'orologio senza l'ausilio di uno smartphone, beh, io consiglio la versione 4G perché può avere più senso. Siamo in giro, non vogliamo portarci lo smartphone, vogliamo solamente andare a correre, oppure vogliamo meno rotture di scatole, ma comunque vogliamo avere le applicazioni, vogliamo essere reperibili, vogliamo andare a rispondere ai messaggi, lo possiamo fare. Avrei voluto una ghiera girevole, un'autonomia ormai in linea con tutti gli Android Wear. Mi è piaciuto, devo dire, mi è piaciuto. Non lo considero però uno sport watch in assoluto, ma un buon fitness tracker, anche perché non vi ho fatto vedere, ci sono altre visualizzazioni carine, tipo questa con passi, quanti minuti siamo stati attivi, quante volte siamo alzati dalla sedia, anche un'indicazione carina. VO2 Max, il BMI, insomma tanti obiettivi giornalieri, promemoria di inattività che si possono impostare. Quindi per un monitoraggio così
generale del nostro stato di più che di salute, di attività, va bene. Per lo sport, secondo me gli sportwatch dedicati sono ancora irraggiungibili da questi Android Wear, però in generale mi è piaciuto. E poi, ok, Google, che tempo fa oggi a Milano? Con Android Wear 2 è veramente tanto tanto integrato nel mondo e nell'ecosistema Google, che devo dire, da un punto di vista vocale inizia a funzionicchiare sempre un po' meglio. Un saluto da andreagaleazzi.com. Ok Google, fine del video. No, questo non l'ha capito. Però mi ha dato la recensione del Pixel XL, chissà se è la mia. Vado a vedere. Beh, ovviamente me la fa aprire sullo smartphone. Sì, incredibile, ha aperto la mia recensione. Ciao. Ormai mi conosce.